castagna roscetta è la regina della Valle Roveto. Perché si chiama castagna roscetta? Innanzitutto il colore, questo colore rossiccio particolarmente forte appena raccolta e poi diventa un po' più scuro dopo qualche giorno. È una forma particolarissima e quindi da qui deriva il nome di castagna roscetta. La castagna richiede grandi lavorazioni. Chi non conosce queste lavorazioni pensa che sia facilissimo andare nel bosco e raccogliere le castagne, ma invece è un lavoro molto più lungo e articolato. Comincia verso i primi di settembre. Un tempo i contadini venivano qui, poi portavano gli attrezzi, tagliavano le felci che ricoprivano il bosco. Le felci venivano accantonate ai bordi del podere e delimitavano i confini del podere. Queste felci venivano bruciate, tant'è che dal paese si vedevano dei comignoli di fumo che uscivano dai castagneti e dimostravano che stavano pulendo le castagne. Quindi si lavorava il bosco, si puliva e poi verso ottobre cominciava la raccolta. La raccolta era abbastanza faticosa perché poi le castagne bisognava portarle o con gli animali o a spalle nel paese. Le castagne, dopo che venivano raccolte, venivano portate nelle case, nelle cantine soprattutto, e la sera tutti insieme, tutta la famiglia partecipava sia alla raccolta sia alla cosiddetta capata. Che significa capata? Si faceva la cerne delle castagne. Si facevano tre tipi di castagne: quelle che venivano vendute, quelle più belle, perché poi la castagna era un importante integratore di reddito; quelle che invece servivano per la famiglia, che mangiava la famiglia, che erano, diciamo, la seconda scelta; e la terza scelta si davano agli animali, soprattutto ai maiali. Allora, come si cuociono le castagne? In tre modi diversi. Quelle classiche che si conoscono in tutto il mondo sono le caldarroste, poi sono quelle bollite, i cosiddetti vallani, che da ragazzini ci mettevamo in tasca e ci portavamo a scuola e mangiavamo ogni tanto nascosti dalla maestra o dal maestro. E poi il terzo tipo sono le remonne. Remonne in dialetto significa sbucciare, quindi sono le castagne sbucciate, messe in acqua con l'alloro e cotte in acqua. Naturalmente, oltre a queste tre tipologie di cottura, le castagne hanno la base di zuppe e anche di tantissimi dolci. La Valle Roveto si può giovare di prodotti tipici particolarissimi. Allora, l'Alta Valle è caratterizzata dalla presenza del castagno. Il castagno sta dal comune di Capistrello, la frazione di Pesco Canale, che è la porta della Valle Roveto, arriva, diciamo, fino a San Vincenzo Valle Roveto, ai confini tra San Vincenzo e Morino. E quindi la regina dell'Alta Valle è la castagna. Ma la castagna, che si raccoglie fino a ottobre, a novembre cede il passo al re della Valle Roveto, che è l'olivo, che cresce rigoglioso tra Balzolano e San Vincenzo, che hanno un microclima particolarissimo. Naturalmente non mancano, come in tutto l'Abruzzo, i formaggi. Una volta eravamo anche terra di vino, quindi questo microclima particolare rende possibile tanti prodotti tipici, e sicuramente l'olio e la castagna tra questi sono quelli che hanno più importanza.